padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo per raccontarvi un episodio narrato da un libro di un figlio spirituale di padre Pio. Vogliamo ringraziare soprattutto per quello che ha donato a tantissimi, soprattutto per quello che ci ha raccontato e che a volte anche mi ha raccontato in alcune interviste. Parliamo di Don Probo Vaccarini, che è stato un papà, è stato un nonno, poi vedovo, ma è stato anche un sacerdote che è riuscito anche a, pensate un po', a celebrare il 30° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, ecco, ed è venuto a mancare, volato dal cielo, avrà raggiunto il suo padre spirituale tanto caro, passati 100 anni, ecco. Di questo siamo contenti nel ricordare col sorriso Don Probo Vaccarini, che ci ha raccontato in un suo libro, Anch'io pendolare dal padre, un episodio che ci fa un po' riflettere e che ci dà la possibilità a tutti noi di avere un po' ancora questa via, questa strada della conversione ancora aperta. Perché? Perché Don Probo racconta che un giorno venne qui a San Giovanni Rotondo un mediatore toscano, un grande bestemmiatore, così lo definisce Don Probo. Si avvicinò a padre Pio al confessionale della sacrestia antica, si confessò, padre Pio gli diede del ciuco, ecco, tu sei un ciuco, diceva spesso, ma lui preso anche da questa voglia di raccontarsi e di pentimento, padre Pio gli diede l'assoluzione, però disse: tu fila dritto, perché un'altra volta, se succede, io ti do un gran calcio nel sedere. Noi non facciamo altro che andare a riportarvi quelle che sono le testimonianze, e quella anche di questo mediatore che poi l'ha messa per iscritto questa testimonianza in una sua memoria. Ebbene, accadde proprio questo, che lui ritornò a casa sua a Firenze e mentre era al lavoro, stava concludendo un affare, a quel punto cominciò di nuovo a bestemmiare. Di nuovo, non una volta, due volte, proprio durante questo affare che discuteva animatamente, e ad un certo punto si sente proprio che viene preso a calci, un vero e proprio calcio nel sedere, fortissimo, quasi, lui spiega e racconta, che venne quasi sbalzato di almeno mezzo metro, quasi spinto. Quest'uomo che aveva il suo interlocutore dinanzi si girò di scatto per vedere chi fosse stato e per aggredirlo, ma in realtà non c'era nessuno, perché erano da soli in piazza. A quel punto quest'uomo, racconta Don Probo nel suo libro, si fermò, pensò all'ammonimento di padre Pio e cominciò a piangere come un bambino, per il pentimento e per la commozione. Quel fila dritto di padre Pio lo ricordò per tutta la vita, che si convertì.